Composto nel 1347, il sonetto Voi che ascoltate in rime sparse il suono è l'introduzione a tutta l'opera e ne definisce i temi portanti, il senso complessivo e anche lo stile. O voi che ascoltate in queste poesie staccate tra di loro, rime sparse, il suono di quei sospiri con i quali, ond'io, alimentavo il cuore al tempo del mio primitivo traviamento, errore, iniziato durante la giovinezza, giovenile, quando ero in parte un uomo diverso, altr'uom, da quello che io sono. Spero di trovare pietà, spero trovar pietà, nonché perdono, del vario stile, dello stile multiforme, vario, nel quale anch'io piango e ragiono tra le speranze inutili, vane, e il van dolore, l'inutile dolore. Se c'è qualcuno, ove sia chi, qualcuno che conosca il significato, intenda, dell'amore, per averlo direttamente provato. Ma ben veggo or sì, ma vedo chiaramente, bene, adesso, come per un lungo tempo, fui oggetto di chiacchiere, favola, da parte della gente, popol tutto, per cui, onde, spesso mi vergogno di me medesimo con me stesso, di me medesimo meco mi vergogno. E il frutto della mia follia, del mio vaneggiar, è la vergogna, il pentimento e il conoscere chiaramente che tutti i piaceri terreni, quanto piace al mondo, sono vani come un breve sogno che subito svanisce. Petrarca, non più giovane, presenta al suo pubblico le sue poesie amorose giovanili. È come se in questo sonetto egli dicesse: ora vi racconterò una mia storia d'amore passata, un giovanil errore di cui mi sono pentito e di cui mi vergogno, come mi vergogno delle rime che qui la raccontano. Il pubblico che ascolta il suono delle rime sparse è capace di comprendere il vario stile, ossia la complessità, gli ondeggiamenti continui di un'anima che si riflettono nella complessità del canzoniere. Ma il pubblico che si presuppone conosca il significato dell'amore, per averlo provato, è anche in grado di comprendere, di provare pietà e di perdonare il giovanil errore.